Se vi aspettate che io faccia un video tutto quanto così, vi sbagliate di grosso! Gli ASMR sono diventati molto famosi su YouTube. Sono diventati dei video in cui persone si mettono vicine al loro microfono, un microfono generalmente molto prezioso e costoso, e fanno rumori, bisbigliano e cose del genere, aiutando la gente a rilassarsi o ad addormentarsi. Non è il mio caso. Io sono qui per spiegarvi che gli ASMR sono nati in una situazione ben diversa, con delle priorità ben diverse e con una potenza ben maggiore, perché gli ASMR non sono fatti solo di suoni, ma anche di immagini. E l'arte fatta di immagini e suoni per eccellenza, temo che sia proprio il cinema. È nel cinema, infatti, che sono nati gli ASMR. Risposta autonoma del meridiano sensoriale. È questo che significa ASMR, ovviamente in inglese. Fra queste parole so già qual è quella che non conoscete, e mi sa che è meridiano. Significa orgasmo. Dopotutto un ASMR è come un massaggio fatto con la vista e l'udito, e questo lo rende molto particolare, perché non funziona con tutti. Per alcune persone fare tutto questo è estremamente irritante e preferirebbero di gran lunga avere qualcuno che parla ad un volume più decente. Le scene di ASMR nel cinema in genere hanno l'utilità di rilassare lo spettatore, fare una pausa dalla trama e inserire un momento in cui si possa davvero calmare e ipnotizzare. È questa la chiave del successo. Abbiamo bisogno ancora del correttore, perché la pelle del tuo viso è molto chiara. E oggi questi correttori hanno una tonalità verdognola. Proviamo con questo. Bene, dovrebbe garantire l'effetto desiderato. ASMR in questo modo riesce ad aiutare anche nel creare l'atmosfera perfetta e giocare di ambientazioni. L'ASMR viene usato per mostrare il lavoro di un artigiano. Avete presente quella sensazione strana che sentite quando guardate una persona che fa il proprio lavoro in modo meccanico? Quel piacere che provate quando vedete qualcuno con un'ottima calligrafia scrivere? Ecco, viene usato in questo modo. La preparazione del tè giapponese è estremamente frequente, anche nei cartoni animati. ASMR nei cartoni animati viene usato moltissimo. Questo perché all'interno dei cartoni animati l'intero audio è ricostruito e nelle scene di ASMR purtroppo bisogna ricostruire da zero l'audio perché non si possono certo usare tutti quei suoni che vengono registrati a distanza, ma devono essere registrati singolarmente
microfoni molto particolari, come questo. Anche se io non sono molto bravo nel fare ASMR, dopotutto non è questo il mio mestiere. Ma la ASMR non serve solo a questo. Può servire anche per creare l'atmosfera giusta. Un'atmosfera di mistero e fascino. C'è nessuno? Mi domandavo quando è che l'avrei conosciuta, signor Potter. Ah. Eccoci qua. Mi chiedo se... Ma trovo molto più interessante il fatto che l'ASMR possa provocare nello spettatore la fame. Après vous. E funziona dannatamente bene. Con l'ASMR si può far venire una fame allo spettatore incredibile, fargli venire voglia di assaggiare quello che vede nello schermo. Non può essere usato nella pubblicità perché è troppo corta, troppo veloce, ma può essere usata nei film. Questo che in cartoni animati come Heidi vi viene davvero un sacco di voglia di assaggiare i cibi che vedete preparati dal nonno. Questo può creare un'atmosfera molto, molto casalinga e farvi venire voglia di mangiare. Signor Owl, bentornato! Sono arrivate delle lettere da parte del re, sia per Jenkins e così anche per Pendragon. Calcifer, ma come siamo obbedienti, eh? E ora che vi ho fatto venire fame, passiamo al pensare al usare ASMR per fare poesia. Stai bene? Dimmi che cosa devo fare. Non posso uscire in queste condizioni. Come faccio a uscire in queste condizioni? Betty? Hai un po' di trucco da metterti? Tesoro, dove sei? Vieni, dammi la guancia. Adesso sull'altra, ecco. Fantastica. Solleva il mento. Funziona? Sì. Guardami. Dici che va bene? Sì, sei tornata come eri. Secondo te non si accorgeranno di nulla? No, non si accorgeranno di nulla. Purtroppo, però, spesso nel doppiaggio italiano si perde l'ASMR. Questo perché i doppiatori usano dei microfoni che non hanno nulla a che fare con quelli usati per questa tecnica. E ovviamente... se la produzione non è abbastanza grande, nessuno si preoccupa di mantenere questo effetto. E quindi ecco un esempio di Matilda Semitica di Danny DeVito.
dove nella versione originale c'è un bellissimo ASMR di Matilda che cerca di usare i suoi poteri. Nella versione italiana, però, tutto questo è perduto. I personaggi parlano con un tono di voce molto più alto. Avanti, bicchiere, rovesciati. Rovesciati, bicchiere, rovesciati. Su, bicchiere, rovesciati, rovesciati, bicchiere. Non fa niente, Matilda. L'avete trovato interessante? Conoscete altre scene di questo tipo? Vi prego, fatemelo sapere nei commenti. E ditemi, con voi gli ASMR funzionano o li trovate dannatamente?